Grazie. Guardate che... No, di solito si dice prediche corte e soppresse lunghe. Tradotto per i non veneti, prediche corte e salami lunghi. Però vorrei dirvi che intervengo con un po' di emozione perché è la mia prima uscita dopo le asfaltature di maggio. Quindi in Veneto la prima volta che incontro una piazza così importante, e penso che questo applauso che state facendo, fatelo più forte per tutti i militanti che ci hanno portato alla vittoria del 31 maggio, a tutti quei militanti che nonostante le TV contro, nonostante i giornali contro, nonostante le riviste patinate contro, hanno saputo dimostrare che in Veneto c'è la Lega e governa ancora. Fatelo sentire l'applauso per i nostri militanti. Perché come sapete, noi che siamo un popolo di ciclisti, perché ogni popolo ha il suo sport e noi ci caratterizziamo col ciclismo perché tenacia, dedizione, fatica, determinazione, voglia di raggiungere l'obiettivo. C'è uno che vince il Tour, c'è uno che vince il Giro, ma dietro c'è una squadra che lo aiuta fino all'ultima tappa. E la squadra è questa, quella dei miei sindaci, dei miei amministratori, ma anche dei miei consiglieri che vorrei qui, se salgono sul palco. Fategli un applauso però, mentre applaudite, applaudite, eccoli qua gli assessori, i consiglieri, mentre applaudite, guardateli bene, perché da loro pretendiamo risultati. Guardateli bene, io glielo dico sempre, non debbono tremarci i polsi, perché con il risultato che abbiamo avuto, con un'elezione come quella che abbiamo avuto, dove i veneti sono andati a votare e un veneto su due, e un veneto su due, io gli ho dato la delega solo perché quando si mette le magliette si legge bene lo slogan. Quindi 45.500 è il numero di SMS. Se fate un SMS avete modo di donare 2 euro. Secondo te di cosa sono andrò a parlare? Sono andrò a parlare di cosa? Dell'alluvione della Calabria? Abbi fiducia sorella, stai buona. Buona, tasi. 45.500, un SMS o per chi non ha il telefonino, una telefonata al 45.500 sono 2 euro. Dimostriamo fino in fondo che quella solidarietà, peraltro non è solidarietà, perché se tu fai la solidarietà con i soldi miei, con i soldi delle mie tasse, non è solidarietà, ma che comunque Roma non ha fatto, noi siamo qui a rispondere. 45, mettete al centro che magari ti vede bene, girate, ecco, 45.500, ed è l'occasione per dimostrare che abbiamo le palle, perché siamo autonomi anche nelle risposte, perché quando c'è una catastrofe il presidente e i suoi assessori dopo 5 minuti sono lì sui cantieri. Avete visto come si fa? Molliamo tutto e siamo in mezzo ai veneti che hanno bisogno. Qualcuno dice, ma qual è il segreto di questo successo? Io dico sempre, la squadra, i nostri militanti e non essersi montati la testa. Essere sempre in mezzo alla nostra gente. Essere col popolo. Allora... Siccome allora noi abbiamo un'immagine nazionale che comunque a fatica cercano di vendere,
che è quella che a Pontida sono tutti vestiti con la pelle dell'orso e le corna da vichingo, e che non capisce un cazzo. E qua in Veneto e in Lombardia in questi giorni dicono che siamo un popolo di razzisti, xenofobi, cioè odiamo il diverso. Io vorrei dire che in una piazza come questa, sono sicuro e mi ci gioco le mani, nessuno di noi ha paura del diverso. Nessuno di noi cataloga i cittadini perché hanno il colore della pelle diverso dal nostro. O perché hanno una religione diversa dalla nostra. O perché hanno comunque delle visioni diverse dalle nostre. Ma noi abbiamo paura dell'ignoto. Abbiamo paura di quegli immigrati che arrivano qui e che visibilmente non sono dei profughi, dei quali non sappiamo nulla e non sappiamo se facevano le croce rossine o i delinquenti nei loro paesi. Non ci vengano a citare le parole di Angela Merkel. Angela Merkel ha detto una sacrosanta verità. Ha detto: siamo disponibili ad ospitare i profughi. Tradotto: fuori dalle balle tutti quelli che non sono profughi. Questo ha detto Angela Merkel. Solo che in Italia, per fare sfigurare i leghisti, questi quattro rozzi localisti, dov'è Maroni? Dov'è? Sta qua a fianco, siamo rozzi localisti. Per far sfigurare questi rozzi localisti, e saluto l'amico Roberto, ci citano Angela Merkel. Noi non abbiamo problemi ad aiutare un bimbo che scappa da una guerra o a qualcuno che sta morendo di fame. I veneti conoscono la solidarietà. Una persona ogni cinque in Veneto fa volontariato. Ma non veniteci a dire che quei due immigrati su tre che vengono qui in perfetta forma fisica, con le cuffiette e con l'iPhone, sono profughi, perché non scappano dalla guerra, non scappano dalla morte sicura, non hanno bisogno del nostro aiuto. E non veniteci a dire che non abbiamo una visione internazionale, perché Mare Nostro e Mare Nostrum e Triton, le due operazioni che ha messo in piedi purtroppo un ministro che non è degno di fare il ministro come nostro, grande ministro degli interni Roberto Maroni, quelle due operazioni, ditelo in giro, che nascevano con l'idea di non aver più morti in mare, sono le due operazioni che hanno fatto il record dei morti in mare. Allora non veniteci a spiegare, noi siamo scarpe grosse e cervello fino, per carità, noi siamo sempre quelli. Però non ci vuole un premio Nobel della diplomazia internazionale, uno di quei tromboni che frequenta i salotti buoni per capire come si risolvono le robe. Campi di prima accoglienza in Africa, non in Italia. Lì sotto l'egida della comunità internazionale, dell'ONU. Dov'è l'ONU? Il premio Nobel all'Europa per la pace? L'Europa ha il premio Nobel all'Europa per la pace, che si è girata per anni dall'altra parte davanti a questo esodo biblico. Allora lì, sotto l'egida di queste due realtà internazionali, i campi, lì rifocillare, dar da mangiare, lì curare. Lombardia e Veneto si candidano subito a mandare i loro medici per curarli, quelli che stanno male lì, ma lì li curiamo. Lì identificarli, lì capire chi veramente scappa dalla morte e dalla fame, e da lì creare il corridoio umanitario. Sapete cosa accadrà? Accadrà che gli ultimi che si imbarcheranno dalle coste della Libia verranno intercettati dalle navi, verranno caricati, verranno riportati in Africa, in quei campi di prima accoglienza, e dopo qualche mese vi posso garantire, primo, che non partiranno più navi dalla Libia, barconi dalla Libia, secondo, non avremo più morti, terzo, sapete chi arriverà a piedi in quei campi profughi? I profughi veri, perché hanno capito che da lì non si scappa. Allora io dico, qualcuno dice: ma questo governo si è trovato di fronte a qualcosa di inimmaginabile.
Beh, Dio, a guardare i dati penso che questo governo ha dormito di fronte a qualcosa di inimmaginabile. Un governo che manda 243 profughi in centro, in piena stagione balneare ad Eraclea, non è un governo degno di governare questo paese. Un governo che manda 110 immigrati, imparate a chiamarli immigrati, non chiamateli profughi. Un governo, anche perché non si sa se sono profughi oppure no. Roberto non sta a disturbare. Roberto, lui diceva. Clandestini. Boh, che avevamo capito, clandestini. Ma che sarà anche qualche profugo in mezzo, noi ora ci chiamiamo immigrati. Boh. Dicevo che un governo che manda 110 immigrati in una palazzina nuova con una decina di famiglie con bimbi piccoli non è un governo che può governare questo paese. Sto parlando di Quinto di Treviso e di quello che è accaduto. E poi finiamola col dire che dobbiamo velocizzare le pratiche. No, noi li dobbiamo identificare in Africa. Perché in questo paese, quando li hai identificati e hai stabilito che 2 su 3 non sono profughi, non tornano a casa. 170.000 l'anno scorso e restano qua, 200.000 quest'anno e restano qua, e di questo passo ci riempiamo di africani che non hanno bisogno del nostro aiuto. Questo è quello che sta accadendo. Allora noi siamo al fianco dei nostri sindaci. Il sindaco di Padova ha ragione quando mette in discussione il tema dell'associazionismo che non serve a nulla. Siamo a fianco dei nostri sindaci perché sono coloro che vivono tutti i giorni questi problemi con i cittadini. Pensiamo fino in fondo che ci sia la necessità di dire basta. E lo possiamo fare solo se abbiamo piazze piena come questa, se avremo una piazza strapiena a Bologna l'8 di novembre. E ci siete l'8 di novembre? Non abbiamo dubbi che non ci sia qualcuno. E soprattutto perché noi vorremmo, visto che va di moda fare le citazioni, vorremmo vederla un po' come Tony Blair, ve lo ricordate, no? La sinistra che inneggiava Tony Blair, il nuovo progressista, la nuova visione della sinistra moderna, colui che ha modificato la visione della sinistra a livello europeo, a livello internazionale, ha anche sdoganato il fatto che non si potesse anche non portare la cravatta. Beh, Tony Blair diceva: sono per una società multirazziale ma non multietnica, della serie parone a casa nostra. Questo è quello che diceva Tony Blair, cioè vieni qui, se hai bisogno è giusto che io ti aiuti, ma qui rispetti le mie regole. Non vieni qui e poi mi dici che le chiese non devo farle, che il crocifisso nelle scuole non lo devo esporre, che il presepe non lo devo fare a Natale, perché se è così, non sei un profugo, se rompi balle. Se è così, vieni qua e butti cibo per terra, io lo raccolgo, te lo do sulla testa e poi lo do a qualcun altro. Perché vedere quel cibo per terra, noi abbiamo avuto tutti un insegnamento, se ve lo ricordate. Soldi e cibo, mai buttarli per terra. Allora, la prima educazione che facciamo a questi signori, che se ti va bene come mangi qui bene, altrimenti te ne torni a casa tua. Te ne torni a casa tua. Non abbiamo altro da aggiungere. Non ci abbiamo altro da aggiungere. Poi scusatemi, la preoccupazione che hanno i cittadini, lo dicevo all'inizio, vado a chiudere, non è quella della paura del diverso, è la paura dell'ignoto. È la paura dell'ignoto. È la paura di avere davanti delle persone che noi non conosciamo, delle quali non sappiamo nulla. Ebbene, noi vorremmo anche che si chiarisse fino in fondo che qui le regole vanno rispettate. Cioè non è che tu vieni qui e fai le sommosse, ti metti in mezzo alla strada, mi fermi il traffico perché devi civilmente e democraticamente protestare. Perché a casa tua non ti uscivi neanche dalla capanna per fare la protesta. Tu
tu vieni qui e ti comporti bene, perché noi veneti conosciamo l'emigrazione come i lombardi. Ci sono più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, 5 milioni. Più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Ma non siamo andati a riempire le galere in giro per il mondo. Deve essere chiaro a tutti questo. Allora, ed ho chiuso, qui il mondo, in Veneto, in Italia, in Europa, si divide in due grandi correnti di pensiero. Chi pensa che l'ospitalità ci debba essere per le persone che hanno necessità e coloro che vengono qui si debbono comportare bene e rigare diritto, chi pensa invece che porte aperte sia la filosofia del futuro, ma è quelle porte aperte nei confronti dei migranti, nei confronti di scelte identitarie, nei confronti di tutto quello che vedete che sta accadendo, che ci porterà alla rovina. Allora, se siete in questa piazza e siete convinti che l'idea buona sia quella nostra, aiutare chi ha bisogno, ma tu vieni qui e sei ospite, punto e basta, restate qui, altrimenti andate da un'altra parte. Grazie, buona giornata a tutti. Luca Zaia! E allora grazie a Roberto Maroni e al governatore Luca Zaia che, come sapete, tutti i giorni si fanno un mazzo così per noi. Di più, due mazzi così per noi. Allora due applausi!